l'Italia che cambia siamo noi. Mia mamma dice che io ho cominciato prima a cantare che a parlare e quindi, attenendomi alla sua testimonianza, ho proprio la sensazione che abbia sempre fatto parte di me. Sorgente è un prendere coscienza di un sogno e cominciare a lavorare perché questo sogno diventi realtà. Sorgente nasce in una stanza con due accordi, scrivendo una canzone che è E se finisce il mondo, che poi è diventato una traccia di un album, che è stato, diciamo, il primo passo per realizzare questo sogno, il movimento dell'anima. E in quel momento quella canzone ha deciso che era il momento di fare musica propria, perché fino a quel momento avevo sempre eseguito, avevo sempre interpretato, ma non avevo mai dato veramente luce e vita ai brani che io avevo già scritto anche prima di Se finisce il mondo. E quindi è iniziato questo percorso. Il progetto è nato nel 2010 ed è un progetto che si è evoluto nel tempo fino ad arrivare anche ad un secondo disco che si intitola Queens of Roses. Queens of Roses è un disco che si è fatta molta strada, soprattutto in Europa. All'interno di questo disco c'è una canzone in particolare, Lucia, che è diventata anche un videoclip, che diciamo ha segnato l'espansione del percorso di Sorgente anche sul web. It was a family I was looking for. It was a youth, fresh vitality. Sorgente è un nome che rappresenta quello che io sento di essere, e cioè una persona che è sempre con un'energia sempre che si rinnova di continuo. Sicuramente una delle cose che ha segnato questo poi mio andare verso la musica è stato decidere molto presto, a soli 25 anni, che io non ero tagliata per fare un lavoro dove magari occupavo il mio tempo per servire un qualsiasi cosa che non fosse veramente qualcosa che mi facesse vibrare. Quindi ho lasciato un lavoro come impiegata segretaria in una multinazionale e per poi diventare educatrice in un consorzio nel settore del sociale, lavorando con i minori. Trovarsi a confronto così presto con tutte quelle situazioni di ragazzi così giovani che comunque per qualche motivo si trovavano fuori dalla loro famiglia, dentro una situazione istituzionale, mi ha permesso di ripercorrere dentro di me tutte quelle situazioni anche di insoluti, no? E di ingiustizia, se vuoi, della vita che a volte capita, e non dico per risolvere, ma per fare chiarezza, per capire, per comprendere un po' più a fondo quello che può essere il cammino di una persona. Senza di questo la musica non sarebbe potuta essere dov'è nella mia vita, perché se noi vogliamo fare musica con l'intento di mettere a servizio dell'umanità un linguaggio potente per crescere, se dentro non c'è chiarezza, non c'è pulito, è difficile che possa entrare. Essere oggi un artista a titolo, diciamo, pieno richiede molta costanza, molta determinazione e soprattutto molta fiducia in quello che si fa. E mi piace aprire le strade a possibilità diverse di fare musica, e so che siamo in tanti ormai a essere tornati alla musica, come è la musica. Ogni giorno il coraggio arriva, la determinazione si rinnova, siamo nell'alba di una nuova musica che direi che c'è la musica che cambia. Tale che cambia ha scelto come percorso quello di connettere, quello di essere testimone di una connessione. Per connettere bisogna essere capaci di esprimere fino in fondo e conoscere l'espressione da tanti punti di vista, saper distinguere un'espressione dall'altra, saper connettere mantenendo la differenza. La voce come strumento e la musica sono fondate sull'integrazione, mettono insieme la diversità, attraverso la struttura armonica riescono a mettere d'accordo tantissime, l'infinito.
La musica che cambia è come tornare all'origine. Noi spesso quando si parla di cambiamento pensiamo sempre di dover creare qualcosa che non c'è, e invece poi vai a vedere cosa di fatto succede nelle persone che stanno cambiando. Stanno tornando all'origine, si stanno riconnettendo con quelle cose essenziali della vita che hanno perso di importanza, di valore, perché siamo diventati frenetici. Quindi la musica che cambia credo che sia una restituzione della musica alla sua verità, cioè la musica. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.